è stata costituita nel 1970, non nel 73. Nel 70 fu fatta questa piccola società di cui faceva parte Mazzitelli, mio marito e non so chi altro. E fu una cosa abbastanza geniale e abbiamo cominciato via cavo. Posizionammo la prima, non so se non antenna, un ripetitore sul Palazzo Motta, che all'epoca, a parte le chiese, era il più alto di Bari, no? E poi era centrale. E di là diramammo questa prima rete di cavi nella zona, diciamo, bene di Bari, insomma, Corso Cavour, via Sparano, Lungomare. Dopo pochissimo, neanche 2 mesi, siccome allora la RAI deteneva il monopolio dell'etere, la polizia postale, l'Escopost, venne, ci sequestrò gli impianti e ce li bloccò. Sì, ci furono cause, eccetera, però da un punto di vista penale fummo anche, cioè non io ma l'amministratore, eccetera, fu anche denunciato, però fu poi da un giudice molto intelligente scagionato perché non c'era nessun elemento che potesse far pensare a un vero e proprio reato. Poi venne la famosa sentenza della Corte Costituzionale nel 1973 e così entrammo nell'etere. Il fatto stesso che Telebari è stata costituita allora da un imprenditore e da un giornalista avvocato come mio marito, ti dice che cosa era la classe, non dico dirigente, ma la classe borghese elevata di questa città. Quindi non ti stupire di questo, anzi fu una culla ideale per questa esperienza. Io ricordo il primo giorno di trasmissione via Etere. C'era una bella dicitrice, avevamo annunciatrice, Carmen De Napoli, forse ve la ricordate, che è stata per 15 anni a Telepari, poi è andata via, poi aveva figli, sposati, eccetera. E quel giorno, che per noi segnò veramente una cosa importante, venne l'allora presidente della regione, Gennaro Trisorio Liuzzi, a farci i complimenti, bevemmo lo spumante, eccetera. E ricordo che la povera Carmen De Napoli, che aveva fatto un corso di dizione, aveva una paura folle ad andare in diretta, per cui il primo annunzio che dette, glielo facemmo registrare, perché non eravamo sicuri che non si impapinasse. Il primo programma, dunque, noi cominciamo con la cronaca, ovviamente. I primi programmi furono subito programmi interessanti, L'occhio sulla città. Facevamo dei servizi sui problemi principali del territorio, oltre che di Bari, anche della provincia e del territorio, che so, sulla sanità, sui minori, sulla devianza minorile, sulla cultura. Poi facevamo i dibattiti in diretta dallo studio. I cittadini che avevano qualcosa da dire, naturalmente dopo averli sentiti, eccetera, venivano messi avanti alla telecamera e dicevano quel che dovevano dire, esponevano il caso e se necessario si faceva venire un esperto per un contraddittorio, ma si facevano sempre in diretta. Un altro bel programma fu il pomeriggio dei ragazzi, il sabato dei ragazzi. Noi facevamo fare ai ragazzi delle scuole elementari il telegiornale. Si invitavano le scuole che facevano veramente aggomitate per venire, si riempiva questo studio di Telebari, allora era piccolino, ma insomma si riempiva. I ragazzi facevano il telegiornale e lo leggevano, no? Poi c'era lo spettacolino, si faceva uno spettacolo, la piccola commediola, e i ragazzi cantavano, era veramente una cosa molto carina. Un altro del programma era Tele Ippocrate. C'era un medico, il professor Rigillo, che faceva questo programma, insieme a un giornalista, Amoruso, Daniele Amoruso, che lavora, se non mi sbaglio, a Telenorba adesso, non ricordo, che poneva le domande che gli spettatori, gli ascoltatori facevano, inviavano prima e anche durante il dibattito. Noi abbiamo avuto a un certo momento fino a 15 dipendenti, chiamo dipendenti, personali Telebari, tra giornalisti e operatori. Paolo Longo, Attilio Romita, quello che sta adesso a Rai 2, poi c'era Capano, quello che sta alla Rai, Carbone, quello che sta alla Rai, Uccio Papa che faceva l'operatore e adesso sta alla Rai. Paolo Longo ha cominciato a Telebari come operatore. Io però mi accorsi che aveva grandi qualità questo giovane e allora cominciai ad affidargli i primi servizi e così poi divenne giornalista. Faceva giornalista d'assalto un po' Paolo Longo, usciva con la telecamera e andava a fare i suoi servizi. E operatori dunque erano almeno 3 o 4 erano. Poi c'era il personale di studio, quelli che erano alla console, eccetera. E poi avevamo quelli che avevano 2 esterni che venivano a revisionare le apparecchiature.
C'è stato un momento in cui avevamo centinaia e centinaia di milioni di pubblicità annue. Questo ti dice come eravamo introdotti, ascoltati e amati anche. Io credo che Gianni Bari veramente fossimo diventati una cosa di casa, di famiglia qua per il paese. Mi ricordo che una volta ci fu un'avvertenza di bancari e mi hanno detto che in un'assemblea di questi bancari c'era qualche cosa che si discuteva e uno disse: ma l'ha detto Gianni Bari, quindi possiamo stare tranquilli. Guarda, fu una cosa incredibilmente gratificante. Ci fu un'altra sola denunzia, perché facemmo in un servizio in diretta, come sempre, c'era uno sciopero, agitazione dei dipendenti di una grande azienda multinazionale qua a Bari. Uno di questi operai, intervistato da uno dei nostri giornalisti, disse qualche cosa contro l'azienda. Io per la verità guardavo i servizi, ma per lo più guardavo le parti scritte, perché guarda, ero molto severa, dovevano essere scritti molto bene, eccetera. Però non pensai di guardare l'intervista, e allora fummo denunziate, quindi venne anche il giudice, il magistrato, la polizia, eccetera, eccetera. Però poi, insomma, lo so, io come direttore responsabile, personalmente ero responsabile, perché sai che la mia, quella del direttore, è una responsabilità oggettiva. Quindi anche se un giornalista scrive una cosa che non va, sono io, diciamo io come direttore responsabile, che rispondo. Però poi questa azienda comprese che era una cosa da poco, non è stato detto niente di infamante, quindi la chiudemmo, ritirammo la denuncia. Noi eravamo molto autonomi, per la verità, non avevamo nessun colore politico, tant'è vero che nella redazione c'erano giornalisti di destra, giornalisti di sinistra, democristiani, comunisti, missini, c'erano tutti, io non facevo distinzione, purché facessero un giornalismo per quanto possibile indipendente e obiettivo, solo questo chiedevo. Ognuno portava le sue opinioni, ovviamente, nel senso, però la cronaca era la cronaca, non c'era niente da fare. Articoli di politica me li guardavo, o li facevo o me li guardavo io. Quando attentarono al Papa, il pomeriggio, noi facevamo il telegiornale la sera, come sapevamo questi, facevamo un'edizione straordinaria, credo che siamo stati i primi qua, ovviamente, localmente, insomma. La carta da lettere di Telebari era molto bellina, in un primo momento quella sigla era semplicemente Telebari scritta in grassetto, poi successivamente venne la caravella con scritto sempre Telebari, ma fu molto semplice. Avevamo una bella rubrica, la si chiamava La Locandina, dove si dava conto di tutti gli spettacoli, facevamo le mostre d'arte, si faceva la critica, naturalmente sempre con le immagini. Gli uomini politici venivano tutti, venivano a fare un confronto, un dibattito. E il televideo anche era molto bello, mi piaceva, che venivano queste persone e venivano a parlare dei problemi della città. Gli amministratori, i proprietari, i Mazzitelli, non so, erano persone con cui eravamo amici, sia io che mio marito. Se dovesse tornare indietro nel tempo e le offrissero e le offrissero nuovamente la direzione di Telebari, sì, accetterebbe? Se avessi 30 anni di meno, sì, volentieri. Ripeto, è stata un'esperienza per me bella, gratificante, che mi ha aperto molti orizzonti e poi soprattutto mi ha messo a contatto con gente, con sui giovani, con una realtà umana e sociale di cui non avevo idea. Sono contenta, faccio tanti auguri a Telebari, ripeto, è stato uno dei miei primi amori in fatto di stampa, no? E quindi sono contenta che vada bene, mi auguro che vada sempre meglio. È offerto da Oropan. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che nel complesso sarà più che discreta in gran parte dell'Italia. La pressione atmosferica resta relativamente alta, però qualche nuvola di passaggio, vedremo dopo anche qualche locale acquazzone sarà possibile, ma in forma isolata. Controlliamo le nuvole attese sull'Italia e come vedete qualche annuvolamento dal Mediterraneo occidentale torna a interessare il nostro paese, però non saranno nuvole particolarmente compatte e minacciose. Se controlliamo infatti le precipitazioni attese sull'Italia,
non vediamo grandi macchie colorate. Sì, qualche piovasco potrebbe interessare il sud della Sardegna e poi la fascia alpina prealpina, l'alta pianura padana, ma ripeto, in forma isolata. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì a tratti un po' variabile, questo sì, però con pochi effetti. Qualche acquazzone Alpi, Prealpi, alta pianura, localmente anche a ridosso dell'Appennino, poi nel sud-est della Sardegna e nel nord-ovest della Sicilia qualche locale acquazzone anche lì, ma in forma isolata, in un contesto comunque relativamente buono e con temperature piacevoli. Guardate, massima al di sotto dei 30 gradi, magari ecco al primo mattino temperature frizzantine al centro-nord. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da Oropan.